Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Androlink e bentornati su Inazuma Eleven, le amichevoli più brutte del pianeta. Siamo al quarto appuntamento. Negli scorsi episodi mi è stato consigliato di attivare il marchio del Berserker, ovvero la tattica che ti permette di annullare i totem degli avversari. Io so di avere le tattiche e non le uso, ma non è che non le uso perché non le voglio usare. Non le uso perché mi dimentico di averle e quindi sbaglio sapendo di sbagliare. Il che non depone proprio a mio favore. Ma cominciamo comunque sia con la prima squadra. Squadra dei fratelli. C'è un meme qui che non mi piace usare, quindi non uso. Fratelli. Abbiamo sempre la squadra Abominio. Gli stessi giocatori delle scorse partite. E credo che li userò anche per il prossimo episodio. Quindi cominciamo. Mi trovo bene con questa squadra. Non mi trovo male. Però si può sempre fare di meglio. Alla fine, vincere con i giocatori che ti piacciono di più è. Va bene anche, non importa avere per forza i top player o quelli che hanno più attacco, più difesa e tutte queste stupidaggini qua. Abbiamo un bel team, davvero davvero bello. Terrore alato come. Oh, bello terrore alato come tattica, come schema di gioco. Abbiamo, vabbè, Victor, tutti quanti ovviamente saranno in. Mamma mia. Saranno in Miximax, dicevo, ma. Ehi, Vladimir è forte. Vladimir è forte, però. Non come Axel, ma. È una scelta buona rispetto ad Axel. Oddio, Axel veramente è più forte e basta comunque. Anche Falco. Hocus. Pocus, ecco, mi mancava. Bradford e Langford. Falco e. No, Falco ha il fratello in panchina, si vede. I fratelli. Chip e Skip. I Mardok tutti quanti in panchina. Proprio sbaglio più grande non potevano fare di metterli in panchina. Ma va bene. La sorella di Tescati invece sta in porta e non ha neanche una gran presa, se vogliamo. Ha tanta difesa. Lei infatti è una difensore. Ma scusami, è difensore ma non ha neanche una. Ah! Non ha una tecnica di parata, ma ha sicuramente una tecnica di. Ha il totem o lo spirito guerriero. Va bene. Potrei provare a fare gol da subito. Come sempre vi ricordo che guardo in basso perché ho il 3DS, ovviamente. Qui, in basso. Vediamo un po' se. Attiviamo subitissimo lo spirito guerriero di. No, dov'è? Di Gandares. Flagello nero, Pelion. Flagello nero anche se è a livello base, quindi. Direi di evocarlo comunque. Facciamolo comunque, non importa. Eccolo qua. Sì, devo potenziarlo. Non ho toccato il gioco praticamente. Ecco. Dicevo, non ho toccato il gioco dalla scorsa partita, quindi ci sta. Se riusciamo ad andare in attacco. Oddio, forse passarla non è stata proprio. Cioè, mi ha respinto? Come? Ma scherziamo? Che cavolo, però, sti passaggi. Mamma mia, quanto li odio. Sti passaggi. Non ho idea di come abbia fatto a rubarmi palla. Io con lo spirito guerriero ero. Io devo, non lo so, fare una preghiera a qualche santo, probabilmente. Perché qua. Ah, qua poi c'è la gravità schifosa. Devo stare attento, devo stare. Evoco il mammut, ne approfitto. Non importa se poi il marchio del Berserker. Non so se va anche a discapito mio, ma. Nel caso al diavolo. Potrei attivarlo effettivamente, giusto per contrastare momentaneamente gli avversari. Allora, sto con Aitor Miximax Gabi, il che è una cosa buonissima. Vabbè, non ce la faccio comunque sia contro Falco che ha lo spirito. Il totem, vabbè, quello che è. Fate la tattica, bravi, bravi. Tranquilli, proprio. Scialla. Incrocio fatale. Perfetto. Hocus. Pariamo un po' con. Assorbitiro. Che me la respinge. Quindi preferisco fare così. Preferisco che me la respinga piuttosto che. Che no, tenerla bloccata. Cioè, bloccarla e poi fare un rinvio. Penoso, perché tanto è quello che accadrà. O meglio, che accadrebbe nel qualora avessi usato
Beh, non è che così stiamo tanto meglio. Maledizione, maledizione. Allora, non sarebbe fuori gioco. Quindi ci proviamo. Però la gravità è molto inferiore rispetto al normale. Boh, senza usare proprio. Però ci arriva al. Non. Quasi. All'obiettivo. Starei in fuori gioco così. Ah, ci provo? Non lo so. Ci provo. Bravo, Dante. Qualunque sia il suo nome. Spectrum. Stavo dicendo il nome, invece il cognome è Spectrum, quindi. Buono. Allora, abbiamo. Secondo me è fuori gioco, ma ci provo lo stesso. Ah, però abbiamo finito già i punti con lui. Salto esplosivo. Va bene. Ti pareva che era fuori gioco? Era ovvio. Cosa mi aspettavo io, tra l'altro? Bene, 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 bene. Insomma, bene il cavolo. Lancia micidiale. Va bene. Bravissimo. Allora. Blocchiamo il tiro, no? Ce la facciamo qui. Ma De Torres proprio. Vediamo un po'. Tiro bloccato, a posto, non mi serve sapere altro. Maledetto! C'è sempre qualcuno che ti viene qui a disturbare mentre cerchi di mandare la palla un po' più avanti. Qui. Allora. Marchio del Berserker, vai. Bosok. Questo è un meme. Bosok. Allora, mo, in teoria, se non faccio fallo, potrei salvarmi. Allora, questo è gol. Non c'è il totem a difenderla. Deve fare una parata normale. Parata normale che non ha. Sì, extra up, extra down. Ah, è Miximax, è vero. Però è gol comunque. Mi basta un gol. Non chiedo molto. Ma poi è più grande lei, effettivamente, di come appare nel mugshot. Forte. Giulia invece è sempre piccola, la vediamo proprio qui. Loro ne evocano un altro. Evoco il leone di Zac. Surtur, il gigante di fuoco che ha distrutto Asgard. Bene, bene. Bravi, bravi. Io vado con leone. Certo, se Baektor non si metteva in mezzo, no? A prendere danni non poteva stare tranquillo lui. Sì, che stai facendo lì, immobile? Dai, vai col tortino solare. Questo ti piacerà sicuramente. Giusto? Vlad? Mi pare che è Vladimir quello. Oh, buono! Buono, effettivamente ci siamo. Ci siamo, raga. Ci siamo. Vai. Un'altra bella meletta, te la mangi un'altra bella mela? Guarda un po'. È infinita sta mela, vedi? Urla e bemmete! Vai! Vai così, ragazzo mio! Woohoo! Inno dei tre regni di porta! In effetti, Tezcat e la sorella non sarebbero neanche umani, sarebbero spiriti eterei. Proprio sullo scadere gliel'ho fatto il gol. Dunque, lei è Kalla the Wild, che non fa nulla durante le partite, penso che la toglierò. Tra l'altro sta a centrocampo, non so perché l'ho messa a centrocampo invece che in attacco. Lei dovrebbe servire solo come Miximax e non come giocatore, a dire il vero. E me ne sto rendendo conto. Oh no, Axel, non mi ha fatto fare la mia tecnica, ora piango. Kalla! Kalla! Maria Callas! Non la passa Vladimir. Ma poi è Vladimir, sì, potevo anche leggerlo il nome, non l'ho letto prima. Ha intuito. Ho visto che non c'era Sean, dico ok, sembra Sean. Potrebbe essere che è Miximax con Sean.
Mannaggia, i pesci. Torres, vabbè, solo in difesa, in attacco Torres un po'. Una pippetta! Axel, mi superi? Mi supera con il suo Surtur gigante di fuoco! Ma io ho la tecnica pronta! Tira pure, Axel! Abilità del totem, lucidità livello 1! Il danno d'assorbimento è ridotto di 20 punti! Bakurez Storm? Boia, 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 che danno! Questa non la para. Ci voleva il totem, lo spirito guerriero qui. Il tesorino, bravo! No, 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 assorbi tiro. È vero, quando fa energia della terra si bugga, non so perché. Prende il portiere e lo bugga. In T-pose. Oi oi oi, ti prego, para la palla. Ok, era una sorpresa anche per me alla fine. Zaiaia. E che cavoli allora. Sentite, no, basta. E allora, è sempre qua in porta, mi venite. E dai, basta, no? Ma avete rotto un po' i cosiddetti. Meno male. Allora, gioca. Sono scemo. Io sono proprio scemo, sono. Oh, però, c'è la chance. Chance this. Chance this. Boom. Tira, tira, tira. Ah. Dico, vado senza guardare, che magari. Invece no, niente, non mi merito niente. Se facciamo 1009, se lei fa ancora Inno dei Tre Regni, dovrei riuscire a fare gol. Volevo dire dovrei e dovrebbe, quindi ho fatto un miscuglio. Però gol, 3-0. Buono, 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 buono. Torres! Allora, la magnifica possenza di Torres. Aia, dovrei evolvere il totem ora. Occhio del ciclone infinito! Colpo critico! Ah, 2245 con il colpo critico. Beh, mi aspettavo di meglio. E infatti, eccolo il meglio. Oh, Spectrum. Super tiro! La confondo. Extra down, sì, vabbè. Non si è confusa, strano. Buono! Perfetto, perfetto. Mi beccavo un altro tiro, ma l'avrei parato comunque, spero. Però, intanto abbiamo vinto questa prima partita. Andiamo a vincere anche la seconda? Magari per la prossima vedo di cambiare squadra. O meglio, cambiare squadra, levare giocatori che effettivamente non mi danno soddisfazioni. Abbiamo poi la selezione dei papà. Ma che squadre abbiamo qui? Aspetta però. Qui abbiamo avuto la brigata dei bambini. Qui vere adulte. E poi i fratelli. E poi la selezione dei papà. È possibile che poi avremo la selezione delle mamme? Chiedo, perché abbiamo ancora tante partite, eh? Però qui abbiamo avuto solo vere adulte, non vere mamme. Non è che un'adulta deve per forza essere madre. Quindi potrebbe? Chi lo sa? Non è che mi dispiacerebbe giocare un'altra partita contro le donne, ma. Ehi. Otto-san. Allora, Otto-san. Vediamo un po'. Mi sembrava strano, infatti. La selezione si chiama Oyaji, ovvero genitori. Ecco, mi sembrava strano. Ma abbiamo padri e figli. Ah, ok. Cioè, la mamma di Zippy si chiama Kyoko proprio. Canon? Ok. Jinsuke. Forse l'hanno. No, forse l'hanno lasciati in giapponese. Eh sì, l'hanno lasciato in giapponese. Loro non sono giapponesi. Cioè, canonicamente no. Però, vabbè. Una storia un po' strana. Ah, il padre di Fei. Eh sì, in effetti c'è anche scritto. Va bene. Mi chiedo che Mixi Max avranno. Io ho paura. Quentin in porta.
Non faccio gol allora stavolta. Mi sa che stavolta, raga, non faccio gol. Che devo fare? Devo evocare qua, la viverna. Devo cercare di fare gol assolutamente. Siamo annaiati. Ok, quindi la palla qui scorre piuttosto velocemente. Dicevo, la palla qui scorre piuttosto velocemente. Dicevo. Niente, dicevo niente. Totem. Totem, buono, hai fallito. Valore di base era più alto lui, ma io sono più forte proprio in generale. Iron Wall. Ci provo. Ma perché? Com'è possibile? Io voglio sapere chi ha deciso questa cosa. Deve essere tipo licenziato in seduta stante proprio. Spero che se ne sia andato da Level 5. Abbia dato le dimissioni dopo che hanno accettato questo scempio. Non esiste che tu riesci a superare uno spirito guerriero in quella maniera. Non esiste proprio. Posso accettare con una tecnica. Una tecnica dice, oh, è una tecnica, accidenti, va bene, è una tecnica. Ma no così da solo. Dai. Oh, guardali, perfetti l'uno per l'altra. Da, qui la gravità fa schifo proprio. Proprio peggior pianeta con la gravità. Oh, però. Mi piace, mi piace. Oh, beccati questo! Falce rotante! Oddio, veramente potevo continuare con lui e fare lo spirito, ma. Eccolo, eccolo! Sì, evoca, evoca! Ah, c'è lo spirito guerriero però lui. Ok, lui ha lo spirito guerriero, raga. È tipo fuoco. Afflato bianco, ti prego! Non voglio guardare. Ci sta! 2800 ci sta! No. No, senti, di così poco no, non lo accetto proprio. Di così poco io non l'accetto proprio. Di così poco io non l'accetto! Dopo dice uno si incazza. Per forza, guarda che roba ti fanno. Dimmi se è normale. Ma fuori gioco. Ma vabbè, lasciamo perdere, va bene. Poi fuori gioco proprio al. Non è. È peggio di PES al millimetro. Allora, vediamo un po'. La situazione è quella che è. Vabbè, al diavolo. Ah, è virtuoso vulcanico, eh. Bravi. Complimenti. Complimenti. Vabbè, la tengo, dai, provo a tenerla, a bloccarla. Bolle dell'arcobaleno, che è vento? Oddio, se è vento potrei anche fallire. Ma invece no. Mano di luce doppia pare che fallisce. Non è giusto, eh. Non è proprio giusto. Vabbè, sì. Abbiamo capito. Fai sì, fai un valore penoso. Oh, allora. Oh. No, Dantium, qualunque cosa tu sia, fermati. Allora, evochiamo flagello, ok. Andiamo in armatura subito e falce rotante, via. Perfetto. E perfetto. Ora. Ce la faremo? Ce la facciamo, che dici? Onda polifonica. Ok, perfetto, vai subito, subito. Oh, perché ce l'ho sempre alle costole? Perché ce li ho sempre alle costole? Perché? Perché mi fate questo? Colpo critico, ti prego, colpo. No, niente colpo critico.
Voglio solo vedere il valore che mi fa per incazzarmi. Quasi 200, già è un po' diversa la storia. Siccome mi raggiungono subito che hanno il pepe al culo questi, ora ci perdo perché l'elemento ci perde. Però lui non può più fare corona di fuoco. Non può più farla, non ce l'hai punti per farla. Se li ha consumati tutti, vero? Spero, non lo so, ci spero. Anche se non credo. Ne ha fatte due, mi pare che ce ne va già, ce ne entra un'altra. Perché non ho potenziato lo spirito? Mannaggia a me, mannaggia. Dio esiste! Era il One Piece esiste, però effettivamente qui l'intervento divino c'è stato sicuramente. Divino e anche d'acqua. Ok, un gol è fatto, io sono a posto così. Sono a posto come un maialozzo nel suo stesso svomito proprio. Io sono a postissimo per tutta la vita, mi basta un gol, non me ne frega farne 5. Basta che però non li subisco! Victor mi pare che non ce l'ha un tiro a catena, o se gliel'ho messo non l'ho potenziato e non mi ricordo soprattutto. So che sembra strano Andre Link, ma come fai a non cambiare squadra nelle partite quando vedi che va male? E non hai tempo? No, non ho tempo, effettivamente. Sembra strano non avere tempo, lo so. Anche a me sembra strano, ma purtroppo ragazzi, me ne rendo conto anch'io che la squadra non va bene, ma devo trovare il tempo e anche la voglia soprattutto. Perché se il tempo ce l'ho, ma la voglia è sotto le scarpe, non è proprio. Ah, fuori gioco! Una volta anche il computer fa fuori gioco senza che io usi la tattica? Ma che cosa succede? In quale timeline sto vivendo? Come funziona? Signora, lo vuole sto tortino? Ma il tortino, signora! Uffa! Io le offro un dolce e lei lo rifiuta. Ho capito che è sposata, ma mica voglio fare qualcosa. È solo per prenderti la palla, mica tutto qui, insomma, voglio dire. Mamma mia, quanto sei bravo tu. Tu sei il più bravo di tutti. Non è vero proprio mai qui, eh? Oh, no, dai! Ma voi siete proprio arroganti. Allora, voglio vedere se ci riesco. Sì, ok, perfetto. Vai, tiro da qua. Tiro con Uragano Bianco. Dai, ragazzo. Dai, Victor. Dai, che sei forte. Mamma mia, più forte così che da con lo spirito. Lo so che da casa starete dicendo: "Beh, io faccio 5-0 ogni partita nel primo tempo." Io no. Chi ha programmato questo gioco spero si sia lavato con la candeggina nelle parti più sensibili. Occhi, naso, bocca. Cervello, magari. Che gli si resetta, forse. Allora, fermi. È ottima. È ottima perché Victor non ha più nulla. Ma può ancora fare una cosa perché Victor ha il totem. Qui non si possono rievocare gli spiriti, perché abbiamo anche il totem, ovviamente. No! Come mi sento male senza poter usare il totem! Una volta che attivo il totem su Victor, fammelo provare, no? Gioco. E dai! Va bene, sono su di giri, sono. Perché ho vinto! Due partite di fila ho vinto! Oh, selezione dei papà, oia dei papà, dei genitori, OIG, congrega imperiale. Oh mio Dio, no. Un'altra volta in porta, coso là, ciccio pasticcio, no, eh. Diffusione armonica. Ah, allora nel prossimo episodio giocheremo contro la congrega imperiale e una squadra segreta. Oddio, quante ne prenderò male di botte. Bene, io vi ringrazio come sempre appunto per aver seguito il video. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi
che tanto è gratis. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!